Ma il controllo sul lancio di 50 metri di Bentancur riassume il senso di tutto. Perché tu vedi un controllo così, lo racconti in diretta, ti innamori, ti innamori. Tu puoi non amare questo sport, però poi vedi quello che succede e ti innamori. Salta Young, esterno da parte del 10, che segna un gol, ripeto, senza senso, senza logica, ma il calcio è così e lo amiamo per questo. Juventus 2, Inter niente, almeno in questo secondo tempo. Salve a tutti ragazzuoli e bentornati qui sul mio canale. In questo nuovo video parto con questa postazione che state imparando a conoscere, perché da qualche giorno, da due appuntamenti esattamente, stiamo andando in diretta su YouTube con le partite più interessanti, con il commento delle partite più interessanti. Abbiamo raccontato Lazio-Bologna, poi abbiamo commentato anche Real Madrid-Barcellona, altra gara che ovviamente trovate sempre qui sotto in descrizione per questa nuova serie, questo nuovo format che vi sta piacendo molto. Oggi però l'attenzione è dedicata al Derby d'Italia, un Derby d'Italia particolare perché a porte chiuse, in una situazione un po' particolare per il nostro paese. Ne parliamo durante la live, quindi io vi lascio a questo appuntamento, ci vediamo in settimana con nuovi video. Ovviamente fatemi sapere secondo voi che cosa accadrà in questo momento e se si continuasse fino alla fine, secondo voi alla fine chi vincerà lo scudetto? Un bacione, never give up e buona partita, buona sintesi, ciao! Juve-Inter, il derby d'Italia finalmente si gioca, o almeno questo è quello che sognavamo di dire, quello che avremmo immaginato di poter dire. La verità è che oggi di finalmente non c'è proprio nulla, perché questa in teoria doveva essere la sfida a scudetto, eppure ad oggi che è l'8 marzo 2020 non sappiamo se effettivamente potrà essere definita così, perché non sappiamo se questo campionato arriverà alla fine. Non si sa ancora nulla, è un momento difficile, lo sappiamo, non dipende da noi e si distorce, si esterna anche, si stacca completamente dai discorsi che amo fare io. Io amo parlare di calcio, quindi non vorrei uscire fuori tema. Siamo costretti a farlo, è una serata particolare, si gioca a porte chiuse e ripeto, potrebbe anche essere ininfluente paradossalmente questo Juve-Inter ai fini della classifica. Comunque sia, è il derby d'Italia e noi vogliamo godercelo per questo, quindi buonasera, benvenuti in camera mia, ma benvenuti soprattutto all'Allianz Stadium vuoto perché si gioca a porte chiuse, è Juve-Inter. E allora poco importa del resto, pensiamo al calcio che poi al resto ci pensano gli esperti, insomma. Detto questo, io vado a leggervi quelle che sono le formazioni, perché partirei da una Juventus che scende in campo con il 4-3-3, ma è un 4-3-3 che negli interpreti vede delle sorprese. Szczęsny in porta è chiaramente confermato, la difesa 4 anche con Bonucci e De Ligt che sono i due centrali, Cuadrado sulla destra e Alexandro sulla sinistra. Già a centrocampo troviamo una novità, perché non c'è Miralem Pjanic, bensì il tridente sulla mediana è composto da Bentancur, Aaron Ramsey e Matuidi. E anche nel tridente c'è una novità perché ci sono Higuaín, CR7 e Douglas Costa. Manca Dybala. Questa è la grande novità, Higuaín che decise la sfida d'andata finita 2-1 in favore della Juventus. Nei confronti di un Inter che risponde con un 3-5-2 chiaramente normale, consueto per quelle che sono le gerarchie di Antonio Conte, un Conte che stasera torna a casa sua ma senza pubblico, quindi anche questo è un tema interessante, no? Vedremo come andrà a finire questa partita. C'è Handanovic chiaramente tra i pali, quindi torna Samir Handanovic dopo un qualche partita disputata con molti dubbi e con molte perplessità, ma soprattutto con molta paura da parte di Padelli. Quindi Handanovic tra i pali, De Vrij, Bastoni e Skriniar in difesa, quindi c'è Bastoni, non Godin. Il centrocampo è guidato da Brozovic, supportato da Barella e Vesino come interni, mentre gli esterni sulle corsie sono Candreva a destra e Ashley Young a sinistra. Poi il tandem offensivo è composto dalla doppia L nerazzurra, Lautaro Martinez in maglia 10 e Romelu Lukaku in maglia 9. Tutto pronto per il calcio d'inizio che arriva in questo istante. È cominciata Juventus-Inter. Allora, ve lo dico, sensazione mia anche al commento: 6 minuti sul cronometro. Il ritmo di oggi è un ritmo da classico, per capirci. Ovvero quello che abbiamo analizzato la settimana scorsa durante Real Madrid-Barcellona. Gara molto divertente, non si stanno rispettando le squadre, si stanno sfidando. E angolo per la Juventus battuto verso De Ligt, che la gira su Handanovic praticamente. Bellissimo colpo di testa di De Ligt che è saltato con i tempi giusti, ha girato così il pallone verso la porta. Handanovic è reattivo e presente. C'è Douglas Costa in possesso, centrale per Higuaín. Va da solo il Pipita. E poi apre sulla corsia di sinistra dove Ronaldo s'accentra per calciare. Sovrapposizione da parte di Matuidi col mancino. Ancora Handanovic
che si distende con la manona e poi Young allontana. Dove può e come può? Altro squillo della Juventus. Questa volta Ronaldo a rifinire per Matuidi. Attenzione all'Inter con Brozovic. Al limite da Barella che vuole saltare tutti. Lo fa. Poi destro altissimo. Direttamente in curva. Si era smarcato benissimo. Si era preparato in modo perfetto. Poi però ha calciato come peggio non poteva. Corpo all'indietro. Pallone alto e lontano dalla porta di Szczęsny. Abbiamo commentato in live fino adesso due partite. 2-2-0. Finisce 0-0 il primo tempo del Derby d'Italia, 0-0, reti bianche tra Juventus e Inter, una gara divertente, una gara dal ritmo alto che, come vi dicevo, ci ha ricordato il classico che abbiamo raccontato la settimana scorsa, perché ci sono state occasioni, c'è stata intensità, però adesso vedremo, mancano chiaramente i gol e noi facciamo il tifo per quelli, ci auguriamo che possano arrivare nel secondo tempo, secondo che come leggete è iniziato da pochi minuti, quindi ci può stare che ci sia un po' di paura in più a prendere gol e di scoprirsi rispetto alla prima parte. Però deve esserci anche un po' di coraggio in più da parte di entrambe, di convinzione per andare a fare gol. Fuori da Matuidi, che riapre su Alex Sandro. Dentro ancora per il 14 dal fondo. Mette dentro il pallone Ronaldo in qualche modo e poi Ramsey! Aaron Ramsey con il destro da due passi, gira in porta. Il gol dell'1-0, Juventus che passa al decimo minuto del secondo tempo. Con il centrocampista in maglia 8, sul tentativo di Ronaldo di arpionare un bel pallone di Matuidi, che dalla sinistra si è mosso bene, ha preso il fondo e l'ha messa forte e tesa a rimorchio. È arrivato Ramsey sul tocco di bastoni, destro secco, nulla da fare per Handanovic. Juventus 1, Inter 0, si sblocca così il derby d'Italia. E mentre è pronto un cambio perché uscirà Douglas Costa per far spazio a Dybala, tra pochissimo. Secondo me se l'Inter perde è fuori dalla corsa a scudetto? Francamente credo di no, nel senso che fuori aritmeticamente no, il campionato è ancora lungo se si dovesse giocare tutto e quindi no, però è pur vero che poi andando un po' ad analizzare delle cose, l'Inter avrebbe perso andata e ritorno con la Juventus, avrebbe perso in casa della Lazio, quindi diciamo che ai punti non meriterebbe neanche, no, di lottarsela fino in fondo, però poi non è detto che sia per cose fuori dalla lotta a scudetto. C'è la pressione alta proprio dell'Inter adesso, con Alessandro che riesce ad andare profondo, testa da parte di Skriniar, al volo Higuain, bene Matuidi, sponda di Ronaldo, possesso Juventus che esce anche, c'è il lancio per Dybala, in ritardo Young, controllo sublime del 10 che si accentra e si accende, lascia Ramsey al limite, si infila ancora Dybala che è in zona sinistro, fa tutto da solo! Paolo Dybala ha fatto un gol senza senso, senza logica, un gol da 10, Juventus 2, Inter 0, con la magia della gioia, un gol meraviglioso al minuto 67, il primo controllo d'esterno sul lancio di Bentancur è già illegale, salta Young esterno da parte del 10 che segna un gol, ripeto, senza senso, senza logica, ma il calcio è così e lo amiamo per questo. Juventus 2, Inter niente, almeno in questo secondo tempo. Qui c'è il VAR sulla posizione di Dybala che è clamorosamente regolare, ma il controllo sul lancio di 50 metri di Bentancur riassume il senso di tutto, perché tu vedi un controllo così, lo racconti in diretta, ti innamori, tu puoi non amare questo sport, però poi vedi quello che succede e ti innamori. Juventus batte Inter 2-0 grazie a una super prestazione nel secondo tempo, molto più convinta rispetto a quella dei nerazzurri, soprattutto, questo va detto, la Juventus vincendo stasera torna in testa al campionato a più 1 sulla Lazio, 63 punti contro i 62 della squadra di Inzaghi. Una Juventus che stasera vince meritando. Vado a dirvi la mia sulla partita e poi mi dite la vostra, ma completo semplicemente quello che vi ho detto in questi ultimi minuti. Primo tempo abbastanza equilibrato, ma poi ad essere padrona del campo e del centrocampo è sempre la Juve. E io riprendo questo perché nei giorni passati si è andati a festa con le dichiarazioni, la Lazio è il centrocampo più forte, che può essere vero, ma poi l'Inter ha il centrocampo più forte della Juventus. Il campo, perché poi conta sempre quello, stasera ha detto altro. Ha detto che la Juventus ha stradominato proprio lì, che nel primo tempo l'Inter ha pareggiato almeno per il conto delle palle gol, perché poi in realtà per quanto riguarda appunto il centrocampo la Juventus ha avuto sempre il controllo della partita. Nella ripresa non so
come si è scesa in campo la squadra di Conte. La Juventus ha fatto un grande secondo tempo, poche palle gol nel primo quarto d'ora, poi Ramsey la sblocca e lì l'Inter continua a non giocare, la Juventus aumenta la convinzione, Dybala regala a se stesso e al mondo intero uno dei gol più belli che io abbia mai visto.